quando ho messo nella maschera di una vantata comunista così irrilevante. Il Partito Comunista Italiano avanza per tre ragioni precise. Prima di tutto perché è il partito più legato alle esigenze e ai sentimenti del popolo lavoratore, difende gli interessi, ne interpreta le aspirazioni più profonde. Perché la sua linea politica generale è una linea chiara e giusta. La terza ragione sta nel fatto che gli italiani sono diventati più maturi e più coscienti. Per queste ragioni l'avanzata del Partito Comunista Italiano può far paura soltanto ai corrotti e ai prepotenti che vivono in questo paese. Beh, sono passati 40 anni dalla morte di Enrico Berlinguer e credo che un ripensamento sia necessario. Non tanto dal punto di vista nostalgico, schiettamente nostalgico, ma non è un caso che questo film si chiami Arrivederci Berlinguer, quindi è già un'indicazione di futuro, no? Non è un guardare al passato. È chiaro, le immagini sono passate, quella storia si è sedimentata in qualche modo, però è una storia che può essere viva e rivitalizzata, che è l'intento di questo film. I registi hanno recuperato i filmati originali dei funerali dell'epoca. Il film si chiamava Dio Berlinguer, questo già segna una frattura molto grossa rispetto all'intenzione attuale. Quello era un addio perché l'uomo era sparito in maniera molto drammatica, come sappiamo, proprio in quei giorni. 40 anni dopo, ribaltare quell'addio, farlo diventare un arrivederci, diventa un auspicio di futuro, nel senso ci invita a ripensare, a ritrovare il suo pensiero, a capirne l'importanza, a conoscere meglio anche alcune parole che all'epoca io ero giovane, avevo una ventina, 25 anni giù di lì, faticavano, parole come compromesso storico, come alternativa, austerity anche, parole che suonavano anche fascinose, però difficili da capire. Proviamo a pensare oggi che valore avrebbe una parola come austerity in mezzo allo sfacelo in cui viviamo, in cui domina soltanto il mercato e la logica del profitto ormai impalpabile, no? Perché è in mano delle finanziarie, neanche più delle economie. Che cosa vorrebbe dire per le nostre vite austerity? Perché abbiamo due lampade accese qua, ne basterebbe una e vivremmo lo stesso, parleremmo lo stesso, no? Che cosa vuol dire compromesso storico? Perché avevamo così paura di mescolarci con un mondo che consideravamo nemico, come in effetti era la Democrazia Cristiana con tutto quello che si portava dietro. Però Berlinguer aveva questa intuizione di questi due grandi mondi popolari che si dividevano la nazione italiana, quello comunista e quello democristiano, e l'idea che non saremmo riusciti ad andare avanti senza un punto di incontro. E così anche la sua lezione sul Cile, sugli avvenimenti del Cile, questo farci ragionare, questo riflettere sul fatto che anche se vinci le elezioni non hai vinto, perché dietro ci sono delle potenze che possono depistare completamente il corso della storia, come è avvenuto in Cile con gli Stati Uniti. Come tutta questa messa di ragionamenti, questo sguardo al futuro che è venuto a mancare in tutti questi anni e che credo sia molto opportuno recuperare. E tutto quello che si sforza di fare questo film, aiutato dalla musica, perché non è un film di cronaca, non è un film politico in senso stretto, ma è un film che grazie alla... alla suggestione musicale cerca di arrivare dentro in maniera non esplicita ma molto viscerale, credo. Quindi diciamo che ancora è una necessità di costruire un'altra economia, socialismo, di collegarsi al socialismo come idea. Ma guarda, chiamiamolo socialista, chiamiamolo come vogliamo, l'importante è che cominciamo a considerare l'economia che ci domina, che è quella capitalista, è un termine già così vecchio, no? In qualche modo
Sì, è quella senza freni, assolutamente senza freni, dove la politica non ha più nessuna possibilità di frenare lo strapotere economico di poche parti, dove i cittadini non contano assolutamente più nulla, e dove pian piano stiamo arrivando a una schiavitù che pensavamo abolita anche nelle nostre vite. Noi siamo sempre più dominati, sempre più alienati, sempre più staccati da tutto, non solo dalle merci, dai luoghi della produzione, ma da quello che mangiamo, da quello che pensiamo, dalla cultura. Siamo veramente sempre più schiavi e credo che recuperare questi pensieri ci possa aiutare. Sì, questa proiezione verso il futuro credo che sia il tema centrale di un lavoro come questo, insomma. Cercare di... facciamo che la nostra storia non ce la raccontano gli altri, cerchiamo di avere le idee chiare, che cosa vogliamo, che cosa pensiamo. Teniamo stretti il nostro linguaggio, non lasciamoci derubare di tutto, insomma. Il ruolo della musica? Ma il ruolo della musica, io non credo tanto nella musica politica, perché quando hai un microfono in mano e un amplificatore per la chitarra è facile fare della retorica, no, su questo. La musica deve fare musica, quindi deve spingere, deve suscitare, deve immalinconire, deve fare gioire. Non deve diventare inno nazionale, credo, non deve neanche diventare un trionfo. A me piace la musica in tono minore e mi accontento di quella. Però la musica ha un grande ruolo, che non è quello che le viene riservato nei supermercati come colonna sonora, dai benzinai o nello sciocchiezzaio, non è l'intrattenimento. La musica, per avere un senso, deve essere musica, non deve essere qualcosa che c'è, ma potrebbe anche non esserci. Durante l'assedio di Beirut, nell'estate del 1982, l'amico Berlinguer tentò, per una notte intera, di parlare telefonicamente con me, per tranquillizzarsi sulla nostra situazione dentro l'assedio. Io non dimenticherò mai questo atteggiamento. Una fonte di orgoglio per me e per quanti lottano per la causa dei popoli. A nome della direzione e del Comitato Centrale del Partito, a nome dei comunisti, a nome di tutti voi che siete qui presenti, voglio dire dal profondo del cuore, grazie Presidente Pertini.